So today I would start on a short series on what was the first discourse of the Buddha. Oggi inizio una breve serie sul primo discorso del Buddha. It's called the Dhammacakkappavattana Sutta, which means the discourse of setting in motion the wheel of Dhamma. Il titolo di questo sutta è La messa in moto della ruota del Dhamma. So today I will speak about the first two lines of the sutta. Oggi parlerò delle prime due frasi. And tomorrow Heidi will do the rest, or almost the rest. Domani Heidi invece parlerà di tutto il resto. No, just part of it. Okay. It's interesting that this so-called first discourse of the Buddha is tucked away in the Samyutta Nikaya, somewhere in between. It's not that we find it easily. È interessante che questo primo discorso del Buddha non si trova così facilmente, è in mezzo al Samyutta Nikaya. However, in other traditions who also retained the discourses of the Buddha that we can find, the first discourse has a more prominent position. In altre tradizioni invece utilizzano sempre i discorsi del Buddha, troviamo questo primo discorso messo in una posizione più rilevante. But still also in the Theravada tradition it is a very well known discourse that is often recited and especially recited at full moon in July. Però anche in questa tradizione è un discorso molto conosciuto e viene recitato spesso con la luna piena di luglio. Because this the full moon at which of July at which the Buddha has given the discourse to his first disciples. Perché è proprio con una luna piena di luglio che il Buddha ha dato questo discorso ai suoi discepoli. So how did it come to the discourse? What happened before? E come è arrivato a dare questo discorso? Cos'è successo prima? I mean, when we look at the Buddha, his name was Gotama, and this was the name of his clan. Il nome del Buddha, il suo nome era Gotama, che era il nome del suo clan. Yeah. And his first name is actually not known, because Siddhartha means the one who was successful, and probably he got later this epithet. Mentre il suo primo nome non è conosciuto, perché Siddhartha vuol dire colui che ha successo ed è probabile che lo abbia ricevuto dopo. But today we speak of Siddhartha Gautama. Ma oggi parliamo comunque di Siddhartha Gautama. And it is also recorded that his father was a kind of local governor. E suo padre era un governatore locale. And when the Buddha was born, the parents was asking some astrologers to read the signs of the stars, but also the bodily signs of this child, to tell what will happen with the child in the future. E quando nacque, suo padre chiese a un astrologo di leggere i segni delle stelle per il suo futuro, per sapere cosa sarebbe successo. Okay. And one of these astrologers was named Kondanya. E Kondanya era il nome di uno di questi astrologi. Yeah. And he would read the signs in such a way that he would say, much to the dismay of the father, that this child will either become a universal monarch or will leave
the home, will leave the householder life and become an ascetic. E con grande disperazione del padre, questo astrologo disse che il bambino sarebbe diventato o un monarca universale oppure sarebbe diventato una asceta senza dimora. And if he would leave the household life, he might become a self-awakened Buddha. E vivendo una vita d'asceta avrebbe potuto diventare un Buddha. But well, his father wanted the first. Ma il padre voleva la prima cosa. You know how parents are. So, but Kondanya thought, wow, if this boy once will leave the household life, then maybe I should be close to him because it will be an awakened person and I can learn something. Però questo Kondanya pensò, beh, però se questo ragazzo poi lascerà la dimora per diventare una asceta, tanto vale che mi conviene stargli vicino, perché se diventa un Buddha. So Kondanya, he was living in the same area, so he would hear by word of mouth if something like this would happen, that the young governor of the future will just disappear. Quindi rimase a vivere nell'area vicino quanto bastava per avere notizia se il futuro governatore fosse scomparso nel nulla. And as we know the story, and I have to not to go into that, the Buddha to be in his young adult life had a kind of personal crisis where he would somehow become a seeker. E come sappiamo tutti, la storia, il Buddha poi nella sua giovinezza ebbe questa specie di crisi spirituale e diventò un cercatore. So, being aware of the effects of old age and death and the existential, the kind of existential crisis. Quindi rendendosi conto dei fatti della vita, della malattia, della morte, ebbe questa crisi spirituale. So leaving the household life and becoming a so-called samana, a seeker who is living without a fixed house. Quindi lasciò la vita di casa e divenne un samana, che è un cercatore che vive senza una dimora fissa. And that was quite common at that time in India. A quei tempi in India era una cosa comune. Kapilavastu, the place where the Buddha was raised and lived, is on a trading route between two kingdoms. Kapilavastu, che è il posto dove è stato, dove era cresciuto il Buddha, è tra due paesi. So if he would go west, he would come to Sawati, and that was a big capital. Tra due città, forse. E comunque, se si va verso sinistra, si arriva a Sawati, che era una grande capitale. So this was on the west side, and going east, and then turning south, so going southeast, he would come to the kingdom of Magadha, which is today's Bihar, worst area of India. Mentre andando verso il sud-est si arrivava al regno di Magadha, che oggi è una delle zone peggiori dell'India. And actually he went east, southeast. E lui andò a sud-est. But not yet to Magadha, but to another area, I think it was a Vajji area, where he met two teachers. E non però nel paese di Magadha, ma a Vajji, dove incontrò due insegnanti. And there he learned what we nowadays call Samatha meditation. Dove imparò quello che oggi chiamiamo la meditazione di Samatha. And he developed it very far. La sviluppò molto. But still there was something missing to him and he was not really satisfied. Ma c'era qualcosa ancora che mancava e non era soddisfatto. He didn't feel that
this existential suffering was completely released. Perché sentiva che la sofferenza esistenziale non era stata completamente abbandonata. This is why he went farther towards Magadha and there started practicing a common practice that was practiced also in this area, an ascetic practice. Quindi andò verso il Magadha e iniziò a praticare le pratiche ascetiche che a quel tempo erano molto comuni. And it is somehow in that time that Kondanya, who was already now almost 30 years older than when he was seeing this small child, so he was not that young anymore, he heard that Siddhartha Gautama left the household life. E sembra che Kondanya, che a quel punto aveva 30 anni in più, perché erano passati 30 anni, quindi non era più così giovane, comunque udì che Gautama aveva lasciato la casa. So you know, he was waiting for that occasion. E stava aspettando proprio quello. And he somehow, and I don't know how, but somehow he could find Gautama in this area of Magadha. E in qualche modo riuscì a trovare Gautama nel Magadha. And together with four others, he would stay with him. E insieme with four other four others, ah, okay. E insieme ascetics. Ad altri quattro stettero con lui. Mm? So they would practice really harsh kind of ascetic practices. E praticarono tutti insieme queste pratiche ascetiche veramente molto dure. Yeah. So, well, we have the image here. We have. You are kind to the ascetic Buddha because sometimes he has cold and you are giving him some warmth. Abbiamo qui le immagini del Buddha nel suo periodo ascetico e anche una statua lì dietro. You could also offer some food. Okay, shouldn't say that. Okay. Anyway, they did this ascetic practice for several years. Quindi fecero per molti anni queste pratiche. Mm. And nothing really happened. E non successe nulla. The Buddha had the sense of, the Buddha to be had the sense of kind of being stuck. Il Buddha aveva questa sensazione di essere bloccato. So at some point he would end the ascetic practice. Quindi a un certo punto terminò queste pratiche. You can imagine this Kondanya, how disappointed he must have been. Potete immaginare quanto poteva essere deluso con Kondanya. He was waiting for the for this guy Siddhartha to leave the household life to practice so that he might awaken and then he might also probably get a teaching. But then he left. Lui aveva aspettato così tanto che Gautama diventasse un Buddha per poter poi lui stesso ricevere degli insegnamenti e vedeva che invece Gautama aveva lasciato queste pratiche. He stopped the fasting, he started eating. Smise di digiunare e riprese a mangiare. They saw this as really a breach of the practice. E loro, questi altri asceti, pensarono che era una corruzione della sua pratica. So Buddha went his own way, he started eating and regained some strength. Ma lui andò per la sua strada, riprese a mangiare e riacquisì forza. And now just to shorten it, at some point in this area in Bodh Gaya he gained awakening. E adesso per abbreviare un po', a un certo punto in quest'area Bodh Gaya raggiunse l'illuminazione. And this is said that it happened full moon in May. E si dice che questo accadde durante la luna piena di maggio. So this is the Buddhist festival day of Vesakha.
che è la giornata buddista, c'è una festa importante che è il Vesak. So the full moon in July is 2 months later when he started teaching. Quando invece inizia a insegnare è 2 mesi dopo la luna piena di luglio. But this was by no way sure at that time. Ma a quel tempo non era sicuro. Because Buddha would think, well, now I'm awakened, but what should I do with that? Non era sicuro che avrebbe insegnato, perché quando si illuminò pensò, ok, sono illuminato ora, ma che cosa dovrei fare? So I don't know if you also come into this to this point, but yes, sure. What should he do with it? Quindi si chiedeva che cosa avrebbe dovuto fare a quel punto. So maybe I teach, but no, teaching, no. No one will understand that. Diceva forse dovrei insegnare, però no, perché comunque nessuno capirebbe. So he was not that inclined to teach. Non era molto inclinato verso l'insegnamento. But what to do? So he would consider, oh, this Dhamma that I have attained is profound, hard to see, hard to understand. E riflette così, questo Dhamma che ho compreso è molto profondo, è molto difficile da vedere. It's peaceful and sublime. È pacifico, è sublime. But it's, and that's important, it's unattainable by mere reasoning. E questo è importante anche, non è raggiungibile tramite il ragionamento. It's subtle and to be experienced by the wise. È sottile e può essere sperimentato solo dal saggio. And then he thinks something that we maybe also could think nowadays. But this generation delights in worldliness. E poi pensò a qualcosa che possiamo pensare anche oggi, in realtà pensò a questa generazione si delizia con le cose mondane. It's hard for such a generation to see the truth. È difficile per una generazione di questo genere vedere la verità. Not to speak of the destruction of craving. Per non parlare della distrazione della brama. Yeah. So if I would no, aspetta, sorry. Per non parlare della craving. Distruzione della brama. If I were to teach the Dhamma, they wouldn't understand me. Se anche gli insegnassi il Dhamma, non lo capirebbero. And that would be worrying and troublesome for me. E questo per me sarebbe faticoso e problematico. Yeah. So, and then the story goes that some deity, Brahma Sahampati, knew his thoughts. E la storia dice che una divinità lesse i suoi pensieri. So some deities that can't be seen usually by the human eye, just a few people can. E queste divinità solitamente non possono essere viste dall'occhio umano, soltanto poche persone riescono. Some people can smell them. Alcune persone riescono a sentirne l'odore. Anyway, so it appeared to the Buddha. Comunque apparve al Buddha. And said, well, the world will be lost if you don't teach. Il mondo sarebbe perso se tu non insegni. Yeah. And said, well, please teach. There are beings with little dust in their eyes. Per favore, insegna. Ci sono esseri che hanno poca polvere negli occhi. And it would be a wasting if they wouldn't hear the Dhamma. E sarebbe uno spreco se loro non ascoltassero il there Dhamma. There will be some who will understand the Dhamma. Ci sarà qualcuno che lo comprenderà. So Buddha thinks, okay. E questo convinse il Buddha. But whom? Whom should I teach? Ma a chi dovrei insegnare? And he by no ways had any idea to found a religion. This was not his attempt. Non era il suo intento quello di fondare una religione. He would just think of teaching a few people. Lui all'inizio pensava di insegnare a
qualcuno. So he thought of these two teachers where he practiced samadhi practice. Quindi all'inizio pensò a questi due insegnanti da cui aveva imparato il samadhi. But he found out that they have already died. Ma scoprì che erano già morti. So who else would it be? Quindi chi altro c'era? It seems that he didn't think of his family at home. Sembra che non pensò alla sua famiglia a casa. So his fellow five ascetics came to his mind. Alla sua mente arrivarono questi compagni asceti che aveva avuto. And he somehow found out that they went towards another place. E scoprì che si erano spostati in un altro luogo. And he made his way to go also there. Quindi iniziò a camminare per arrivare lì. To the area of Varanasi, which is 300 kilometers, 30, maybe 14 days or 20 days of walking. E andò verso Varanasi, che saranno 14 o 20 giorni a piedi. So he started to go in this direction. Quindi iniziò a camminare. But then, just after about 10 or 20 kilometers at Gaya, he met a person, or a person saw him walking. Poi dopo soltanto qualche chilometro incontrò una persona, o diciamo che una persona lo vide mentre camminava. And this was another samana with the name Upaka. Che era un altro samana, Upaka. Yeah. And if I find this, because it's quite interesting, he said, Upaka saw him and thought, wow, this person has some radiation. E Upaka vide il Buddha e pensò, questa persona è davvero radiosa. So Upaka saw him and said, good morning. Friend, your faculties are clear. Gli disse, buongiorno amico, le tue facoltà sono limpide, chiare. The color of your skin is pure and bright. Il colore della tua pelle è puro e luminoso. Under whom you have gone forth? Sotto chi, con quale insegnante hai intrapreso questa vita? Who is your teacher? Chi è il tuo insegnante? Whose Dhamma do you proclaim? Che Dhamma proclami? So he was impressed by the Buddha and thought that he must have really a good teacher because otherwise he wouldn't have such a radiation. Cioè lui fu impressionato dal Buddha e pensò che doveva aver avuto un insegnante molto bravo per arrivare ad essere così radioso, radiante. So actually that would have been the first opportunity to teach. E questa poteva essere la prima opportunità per insegnare. But the Buddha was not prepared for that. Ma il Buddha non era preparato per questo. Not so easy. non così semplice. So he replied spontaneously. Quindi spontaneamente gli rispose. I am one who has transcended all. Io ho trasceso tutto. A knower of all. Conosco tutto. Undefiled among all things. Undefiled? Yeah. In the midst of things not defiled. Ah, sto nel mezzo delle cose senza venire contaminato. Renouncing all. Ho rinunciato a tutto. By the ceasing of craving freed. So, grazie alla cessazione della brama sono liberato. And having known this all for myself, to whom should I point as a teacher? E avendo conosciuto tutto questo da me, da solo, chi mai dovrei designare come mio insegnante? I have no teacher. Non ho insegnante. And no one like me exists in the world. E non c'è nessuno come me nel mondo. With all its gods. Because I have no person for my counterpart. E né tra gli uomini né tra gli dèi c'è una persona che può essere la mia controparte. So it's not low self-esteem. Quindi non aveva una bassa autostima. But now how did Upaka react? Ma vediamo come reagì Upaka. He was shaking his head like
scosse la testa. And said, may it be so, friend. And he just walked away. E gli disse, sarà come dici tu, amico, e se ne andò. Okay, so the first attempt of teaching was not so successful. Quindi il primo tentativo di insegnamento non ebbe successo. Anyway, the Buddha went towards Varanasi. Comunque il Buddha continuò verso Varanasi. Continued his journey, but might have been reflecting, okay, it won't be so easy to teach the five ascetics because they are disappointed with me. E potrebbe aver riflettuto che non sarebbe stato così facile insegnare ai cinque asceti perché probabilmente sapeva che erano delusi da lui. And indeed, when he arrived at Isipatana, which is not in Varanasi, because Varanasi also at that time has been a strong Brahmanic place. E quando arrivò vicino a Isipatana? A Isipatana. Che non è Varanasi, che era un posto pieno di brahmani. No, no. Varanasi. Un posto molto brahmini. Varanasi era un posto. So Varanasi is a place, the stronghold of Brahmanism. And so no ascetic who is not practicing that, but seeking his own way, would dare to stay there, but they would stay outside of Varanasi in the so-called deer park. E quindi gli asceti che cercavano una loro via stavano non nella città ma fuori in quello che veniva chiamato il parco noi lo chiamiamo delle gazzelle. Mm-hmm. And that's about, I think, 10-12 kilometers outside of town. Che 10 chilometri fuori dalla città, non è lontano. So you can walk to town. Quindi si può arrivare a piedi in città. And back. Yeah. So when he met his fellow ascetics from the past, they were skeptic. They didn't really like him. Quindi incontrò i suoi compagni del passato che erano molto scettici e non avevano molto piacere di incontrarlo. But he would be more careful of what he says. Ma fu molto più cauto nel parlare. Yeah. So they accused him of reverting to luxury. Loro lo accusarono di essere tornato a una vita di lussi. Yeah. But then he said, no, I do not live in luxury. E lui rispose, no, io non vivo nel lusso. And I haven't given up my seeking. E non ho abbandonato la mia ricerca. But the deathless has been attained. Ma il senza morte è stato ottenuto da me. So he claims that he would have been awakened. But he doesn't say that he reverted to luxury and he still continued to practice in a way. Quindi disse che era riuscito a realizzare, però nello stesso tempo che non era tornato a vivere una vita di lusso e che stava anche continuando la sua pratica. So the ascetics were still quite skeptical. Ma gli asceti erano ancora scettici. And repeated that they don't believe him. E gli dissero nuovamente che non gli credevano. And he repeated his claim. But at some point the Buddha said, well, have you ever heard me talking like this? A un certo punto il Buddha gli disse, mi avete mai sentito parlare in questo modo, dire queste cose? And they said, no, e loro dissero no. So they kind of opened up. Quindi in qualche modo iniziarono ad aprire un po'. Because they knew that he probably doesn't lie. Perché sapevano che probabilmente non stava mentendo. But this opening up was one chance and he had not to miss it. Però questa apertura era un'occasione che lui non doveva perdere. So how
to teach them. Quindi come insegnargli? They really believed in something that a way to overcome existential suffering by ascetism. Loro credevano fermamente in una via di superamento della sofferenza esistenziale attraverso l'ascetismo. And I will talk a little bit more about this just in a few moments. However, so the Buddha would address it in that way. And he started teaching what he called the middle way. Quindi il Buddha iniziò a insegnargli quello che si chiama la via di mezzo. Yeah. And he says, well, there are two things to be avoided. E gli disse, ci sono due cose che devono essere evitate. Yeah. What two? Quali due? The pursuit of sensual happiness and sensual pleasures. L'inseguire la ricerca dei piaceri e dei desideri sensoriali. It's low and it's unbeneficial. È una cosa bassa e non benefica. So this was clear to the ascetics. Questo punto era molto chiaro per gli asceti. But then, and the pursuit of self-mortification, which is painful, ignoble and unbeneficial. Però anche il perseguire l'automortificazione è bassa, è una cosa bassa, ignobile e non benefica. Without veering towards either of these extremes, the Tathagata, this is how he calls himself, has awakened to the middle way. Quindi senza andare in uno di questi due estremi, il Tathagata, cioè lui stesso, si è risvegliato grazie alla via di mezzo. And it's this middle way which gives rise to vision, to knowledge, to peace. E questa via di mezzo che origina la visione, la conoscenza e la pace. Direct knowledge. E una conoscenza diretta. Enlightenment. E l'illuminazione. Nibbana. Il Nibbana. Okay. And then he describes what is the middle way that he has developed. E poi descrive qual è questa via di mezzo che ha sviluppato. That he calls the Noble Eightfold Path. Che è quello che chiama il nobile o duplice sentiero. It seems to be a certain prescription. Che sembra una prescrizione medica, una yeah. Or anyway, so he would not completely reject that this emphasis of not indulging into and not clinging to sense pleasures. Quindi lui comunque non rifiuta completamente questo aspetto di non indulgere nei piaceri, nei desideri sensoriali. But he would be very clear that what they had practiced was also a kind of indulging in pain. Però spiega anche che quello che stavano praticando era un altro tipo di indulgere in qualcosa, cioè di indulgere nel dolore. So the practice that they did before is called tapas, and tapas means heat or fire. Quelle pratiche che svolgevano si chiamavano tapas, che vuol dire calore, fuoco. And that was a practice known in the Indian tradition of ascetism. Che è una pratica conosciuta nell'ascetismo indiano. The idea was also to burn away past karma. E l'idea era quella di bruciare via il karma passato. And to overcome dukkha, the unsatisfactoriness of existence, by enduring it. E in questo modo superare la sofferenza, dukkha, l'insoddisfacenza della vita sopportandolo. By clenching the teeth. Stringendo i denti. By crushing it. Spiaccicandolo. Non so come. Yeah. There is a sutta where the Buddha is describing that practice that he did. C'è proprio un sutta in cui il Buddha descrive queste pratiche che fece. Yeah. So they thought the problem is the pleasure. Quindi pensavano che il problema fosse il piacere. And didn't realize that
they got attached to pain. E non si erano accorti che si erano attaccati and al dolore. That the measure of success would be how long can I endure the pain? Cioè la loro misura del successo era quanto a lungo riuscivano a sopportare il dolore. Even today have such meditators. Anche oggi ci sono meditazioni meditanti del genere. And it's not to avoid pain. E non si tratta di evitare il dolore. But well, find a balanced way to be with it. Ma di trovare un modo equilibrato per stare con esso. And it's not to be to avoid the pleasant experiences, but not get stuck on it. Non bisogna neanche evitare le esperienze piacevoli, ma il punto è di non rimanere bloccate con esse. So the Buddha would describe the practice that they at that time did. So the ascetic practice. Il Buddha descrive qui le pratiche ascetiche. So that's not in the first discourse, but this is a discourse where he later describes his development. Che è un altro discorso in cui spiega tutto la sua storia, il suo sviluppo. Suppose with my teeth clenched and my tongue pressed against the roof of my mouth. Immaginate che stringevo i denti e con la lingua che spingeva contro il palato. I beat down, constrain and crush mind with mind. È come se forzavo, è un'immagine, è come se prendevo di forza la mia mente e la forzavo giù, la tenevo giù di forza. While I did this, sweat ran from my armpits. E mentre facevo questo sudavo, c'era sudore che mi colava dalle ascelle. And at the end I was exhausted by the painful striving. E alla fine ero esausto da tutto questo sforzo con il dolore, doloroso. Yeah. And it goes on and on and on. There is much more, but we don't go into that. E comunque continua con varie descrizioni. But even we might at times find ourselves in a similar kind of striving, crushing mind with mind. Comunque anche noi ogni tanto ci troviamo in questo tipo di sforzo in cui stiamo facendo scontrare la nostra mente contro la nostra mente. And, it's just, you might be there and you find so many thoughts. È come se siamo qui e pensiamo, ci sono così tanti pensieri. Okay, I have a good weapon. Ho una buona arma. Labeling. L'etichettatura. And now I label each thought, thinking, thinking, thinking. Pensare, pensare, pensare. Okay. So this is crushing mind with mind. It's not about just understanding or giving rise to knowledge, giving rise to vision. Questa è una specie di lotta, mentre mente contro mente. Non c'è una comprensione, un vedere chiaramente. Yeah. So you're not observing, it arises, it passes, it arises and it passes. No, non stiamo osservando che tutto sorge e passa. Yeah. We have an agenda. Abbiamo una specie di programma. We're not mente. Resting in the present moment, and in the present moment there might arise a thought and just pass away. Non siamo nel momento presente, perché nel momento presente un pensiero può sorgere ma poi scompare. Anyway, so striving sometimes is driven by the desire for a result. E questo sforzarsi molto spesso è guidato da un desiderio per i risultati. And we think that we can do it with just willpower. E crediamo di potercela fare soltanto con la forza di volontà. If I just will enough, it will happen. Se io lo vorrò abbastanza forte, succederà. Mm. But that's not how it works. Ma non funziona così. So when it is said the source of dukkha or pain is craving. Quindi quando si dice che la fonte di dukkha è la brama. But then by craving we can even
make it worse. Con la Brahma però possiamo rendere tutto ancora peggiore. So the Buddha to be at the time realized that this practice is made him getting stuck. Quindi il Buddha, prima di diventare un Buddha, si accorse che quelle pratiche lo stavano bloccando in realtà. And at that time he remembered something. He remembered that as a child he was sitting under a rose apple tree. E a quel e si ricordò in quel momento che quando era soltanto un bambino, una volta era seduto sotto un albero di mela rose. Okay. And just as a child you are more open than a meditator or practitioner. E spesso i bambini sono più aperti mentalmente anche dei praticanti di meditazione. And it seemed that in the cool shade of the rose apple tree he entered in a state of just by itself entered in a state of samadhi. E quando era seduto da bambino sotto questo albero, l'ombra di quest'albero, entrò spontaneamente in uno stato di profondo samadhi. In a state of inner joy. E c'era questa gioia interiore. And so when he remembered that, he thought, oh, could that be a sign of the right direction? E quando si ricordò questa cosa, gli venne in mente, ma forse questa potrebbe essere in realtà la giusta direzione da seguire. And he thought, well, why am I afraid of that pleasure? E si chiese, perché ho così paura di quel piacere? That has nothing to do with sensual pleasure or unwholesome pleasure. Che non ha niente a che vedere con i desideri dei sensi, con dei desideri malsani. I don't need to be afraid of that. Non ho bisogno di essere spaventato da questo. Of course, this is to be differentiated from karma in the sense of pleasure that is just depending on sensual stimuli. E naturalmente questo desiderio deve essere differenziato da non desiderio, piacere, deve essere differenziato da un tipo di piacere che sorge dagli stimoli sensoriali. Which can be maintained only by repetition of these stimuli. Che può è un piacere che può essere mantenuto soltanto ripetendo continuamente questi stimoli. Even more than that, because the repetition makes it also boring. E in realtà anche più di quello perché la ripetizione dopo un po' ci stanca. So this means when you need new stimuli. Quindi ci servono nuovi stimoli. So now you buy another shower gel and there it says a new recipe. Tipo compro un nuovo gel per la doccia con scritto nuova ricetta. Ok, we discovered here in Piantecchiletti in some shower there was one shower gel with the name onsen and this is a Japanese bath. Ah, zen. No, in Japan bath means is named onsen. Il Pian de Ciliegie ha scoperto che c'era un gel per la doccia che si chiamava onsen. Ah, è giapponese. Okay. Okay, yeah. So and this has really a nice different smell than the usual. E aveva un odore molto diverso dagli altri. So this in my long retreat here in Pian de Ciliegie, when it was quite hard, then I would take this shower with this onsen shower. E quindi in questo ritiro lungo che ho fatto adesso a Pian de Ciliegie, quando c'erano delle giornate un po' più dure, mi facevo una doccia con questo onsen. But then you go to the shop and you see there are even three types of it, so. Ma poi al negozio ci sono addirittura tre tipi diversi di questo shampoo. So you have to try all of them. E quindi bisogna provarli tutti. But even this, at some point, it will not be the source of satisfaction in the long run.
Sul lungo corso queste cose non possono soddisfarci più. So, Buddha rather spoke of his inner nourishment of a practice that is balanced and where we can be really present with what is as it is. Il Buddha ci parla di una pratica che ci nutre interiormente e che ci permette di vedere veramente le cose nel presente così come sono. He called it Dhammarati. The joy of Dhammarati, Dhamma, parla di questa gioia del Dhamma yeah, che si chiama and Dhammarati. that are not so sensual but pleasant states like a joy that comes from within, from being present, or equanimity. Quindi non sono dei piaceri legati coi sensi, ma per esempio può essere una forma di gioia che viene dall'interno, oppure l'equanimità. And we might also discover that just if we really feel connected with whatever experience there is in that present moment, nothing in between, no like or dislike, just being with it, that this can be quite nourishing. Perché ha scoperto che se si riesce a essere veramente presenti con quello che accade, questo riesce a essere veramente di nutrimento e può sorgere appunto questo tipo di gioia stando nel presente. So the Buddha found out that the path has to be in a way pleasurable, not regarding sensual stimuli, but regarding generating a certain contentment. Quindi il Buddha scoprì che questo sentiero deve essere in qualche modo piacevole, ci deve essere della contentezza non legata agli stimoli sensoriali. So rather than avoiding or striving for something, rather just be absorbed in the present. Quindi invece di cercare di impegnarci o sforzarci troppo per ottenere qualche cosa, cerchiamo di essere And presenti. this is exactly it that then generates this ability of vision or of knowledge. Di essere presente nel presente ed è così che lui ha sviluppato questa conoscenza. Visione e conoscenza. As later in the Chinese Zen tradition, there would be this statement. E più avanti nella tradizione Zen c'è questa citazione. When like and dislike are both absent, everything becomes clear and undisguised. Quando il piacere e il dispiacere sono entrambi assenti, tutto diventa chiaro e svelato. An? Svelato. Make the smallest distinction, however, Però se facciamo la pur più piccola distinzione, and heaven and earth are set infinitely apart. il mondo si dividerà, la terra, il paradiso. Il paradiso e la terra si divideranno molto lontani. So if you wish to see the truth, Se desideri vedere la verità, hold no opinions for or against anything. non avere opinioni pro o contro nulla. Set up what you like against what you dislike. Non mettere qualcosa che ti piace contro qualcosa che non ti piace. Is the disease of the mind. Questo è la malattia della mente. The way is perfect like vast space. La mente è vasta, la mente. La via è vasta come. Perfetto come lo spazio. La via è perfetta come lo spazio. Basta. Like where Grazie. nothing is lacking and nothing is in excess. Niente manca e niente è in eccesso. Indeed, it is due to our choosing to accept or reject. Ed è per via delle nostre. Ecco, ed è per via della nostra scelta di rifiutare e di accettare le cose.
That we do not see the true nature of things. Che non vediamo la vera natura delle cose. Mm-hmm. So this was what the Buddha also found out, and this was his middle path. È questo che scoprì il Buddha con il suo sentiero di mezzo. Mm-hmm. Now, I just want to give a few examples that could also be maybe helpful for us. Voglio darvi ora qualche esempio che può esserci utile for our practice. Per la nostra pratica. We might sometimes veer off the middle path. Perché a volte usciamo un po' da questo sentiero di mezzo. We might go to extremes. Andiamo verso gli estremi. And then we get stuck. E possiamo rimanere bloccati. And that is at least a good sign that we lost the middle. E questo è un segno che abbiamo perso questa centratura. And you might think the middle path is a fixed point, but it's not like that. Però il mezzo non è un punto fisso, stabile. Because you have to find it all the time new. Perché bisogna trovarlo in ogni momento nuovamente. Okay. So, for example, balanced effort. Per esempio, lo sforzo bilanciato. There can be too much effort, there can be too little effort. Ci può essere troppo sforzo, troppo poco. We can get completely tied up through too much effort and striving. Se c'è troppo sforzo, possiamo finire a essere completamente tesi. That means we might relax, open up, lean back in a way. Vuol dire che dobbiamo rilassarci, aprirci, in qualche modo fare dei passi indietro. See what's really going on rather than trying to create something. In modo da vedere meglio che cosa sta avvenendo invece di cercare di fare qualcosa. And you find yourself in this trying too hard. Vi siete ritrovati in questo cercare di fare troppo. What me sometimes helps is to for some time shift attention to hearing. Per me quello che mi aiuta in questi casi è di spostare l'attenzione per un po' sull'udire. For some time have a hearing meditation. E fare la meditazione dell'udire. Any sounds from outside, from inside, whatever. Ogni tipo di suono che venga dall'interno o dall'esterno. But you just receive, like an antenna. E, semplicemente essere come un'antenna che riceve. Mm-hmm. And we do not have this idea that you can we can control the sounds that just happen. Perché non abbiamo l'idea che possiamo controllare il suono, sappiamo che avvengono e basta. Mm-hmm. Birds sing and meditators cough. Gli uccellini che cantano, i meditanti che tossiscono. And whatever, yeah, and but just receive. E qualunque cosa ci sia lo riceviamo. And then shift this receiving mode also to sensing the body sensation, sensing the even rising and falling. E poi spostiamo questa modalità ricettiva a ricevere le sensazioni fisiche e anche al salire e scendere dell'addome. So and then we find ourselves not so tight striving anymore, but more relaxed in the present. E così ci vediamo che in quel momento siamo più presenti e non siamo più così tesi e sotto sforzo. So we think, okay, now we kind of relaxed and now we are in the middle. Quindi ci siamo rilassati e siamo tornati nel mezzo. But then it could be that we relax so much that we are not really present anymore. Ma poi può succedere che ci rilassiamo così tanto che non siamo più presenti. Then it doesn't help to relax even more. Quindi a quel punto non ha senso continuare a rilassarci ancora di più. You need to put little bit more effort. Dobbiamo mettere più impegno. That could mean I need to maybe focus on an object more clearly. Quindi vuol dire magari cercare di focalizzarci più chiaramente su un oggetto. Or might use the tool of labeling a little bit more. O usare un po' di più questo strumento dell'etichettare. Even using the tool of labeling can veer to extremes. Ma anche l'utilizzo delle etichettature può avere degli estremi. One extreme that I often hear is that meditator says after just one day,
oh, this doesn't help me. I never labor. Uno degli estremi è che dopo soltanto un giorno di ritiro un meditante mi venga a dire questa cosa non mi aiuta, io non etichetterò mai più. And the other extreme can be what I did in the beginning. I just followed the instruction. E l'altro estremo è quello che ho fatto io all'inizio, cioè cercando di seguire le istruzioni. And the instruction they gave in Pandadharma in Burma was you have to labor 72,000 times per day. 72? Yes. Thousand? Yes. Okay. Le istruzioni che davano al Pandita Rama erano che bisognava etichettare 72.000 cose. So I thought this is something I don't know every second or something. So the breathing was too short, too long. If I just would labor rising, falling, then this is too slow. I have to labor something between the rising and the falling. E quindi dovevo fare etichette quasi una al secondo, quindi anche il respiro, cioè il salire era troppo lungo, quindi dovevo cercare di etichettare più cose. So I would labor rising, then looking for an object, maybe hearing, before I labor falling. Quindi etichettavo salire, poi cercavo un altro oggetto, magari un suono per etichettare udire, poi scendere. It didn't take long, I was exhausted. E dopo poco ero esausto. Later I learned that in Asia and also in Burma 72,000 just means much. Dopo ho imparato che in Birmania e in Asia quando dicono 72,000 intendono dire tante volte, è un modo di dire. So learning to use it in a more balanced way as a tool and see when it is helpful, when it is not helpful, and maybe leaving it for a while, but also being able to take it up again when it's helpful. Quindi si può utilizzare questo strumento delle etichette quando c'è utile, quindi imparare anche a vedere quando è utile e quando no, per un po' possiamo anche non usarlo, ma rimanere pronti a riutilizzarlo se serve. So again, not to veer towards extremes. Quindi non andiamo verso gli estremi. But this doesn't mean that it is wrong not to label, because labeling actually is a tool, but important is to know what's happening. E questo non significa che sia sbagliato anche il non etichettare, nel senso che l'etichetta è uno strumento che serve, ma la cosa importante è il sapere che cosa sta succedendo. But just when there is too little effort and the mind is too relaxed and not really getting what's going on, then it could raise the energy to just, hey, what's going on? Ah, dreaming or images or whatever. Però quando appunto c'è troppo poco sforzo e quindi c'è poca energia, ci sono delle immagini oniriche o delle cose, lì è buono riconoscerlo. You constantly need to find the middle way regarding effort, not too much effort, not too little effort. Quindi è importante imparare qual è la via di mezzo tra troppo sforzo e troppo poco. There is also a middle regarding focused attention and open awareness. C'è anche un mezzo tra una attenzione troppo focalizzata e una troppo aperta. Yeah. So we can play with these two opposites. E quindi possiamo giocare un po' anche con questi due opposti. There is also a middle way regarding eating. C'è anche una via di mezzo sul mangiare. Buddha was fasting and then he started eating. Il Buddha stava digiunando e poi iniziò a mangiare. But he still would say it's an obstacle to meditation if you are overeating. Però diceva anche che era un ostacolo alla meditazione il mangiare troppo. So just eat enough but not overeat and then with a heavy belly you sit here. Quindi lui mangiava abbastanza, ma non che aveva lo stomaco pesante quando poi andava a meditare. And he would point to the middle way, of course, also regarding how to handle pain. E indicò una via di mezzo anche sul come gestire il dolore. You're not
getting attached to pain and just even aggravating the pain by not moving for I don't know how long. Non bisogna attaccarsi al dolore aggravandolo senza muoversi per chissà quanto. My first teacher in Sri Lanka would say, neither torture the body nor pamper the body. Il mio insegnante Sri Lanka diceva non bisogna né torturare il corpo e nemmeno viziarlo. Yeah, but so, but where is the middle? Ma dov'è il mezzo? Okay. Is there a fixed middle? C'è un mezzo che è sempre quello? No, we have to figure it out again and again. No, dobbiamo sempre capire qual è ancora e ancora. There is another middle when it comes to emotion. Poi c'è un altro mezzo che riguarda le emozioni. Especially in the meditative context. Specialmente in un contesto meditativo. For example, anger arises. Diciamo che sorge la rabbia. Often we are used to express the anger directly. Di solito noi esprimiamo direttamente la rabbia. Maybe towards the next person that comes in the way. Probabilmente contro la prima persona che ci attraversa la so strada. So in the sense of yes, and then I get rid of my anger. In questo modo ci liberiamo della rabbia. The other extreme would be to repress the anger. L'altro estremo è quello di reprimerla. And as in well, it doesn't fit into my self image to be angry, and one is maybe not even aware of it. Perché non essere arrabbiato non va bene per l'immagine che ho di me. The meditative middle way is quindi la reprimo. Neither express nor to repress. Quindi la via di mezzo è né esprimerla ma nemmeno reprimerla. But mindfully being aware of what's going on and knowing there are thoughts and images and there is also this felt sense of in the body and being aware of it without trying to get rid of it. Ma esserne consapevole di tutto quello che succede, ci sono i pensieri, ci sono delle immagini, ci sono le cose che succedono nel corpo, dobbiamo essere consapevoli di tutte queste cose. So, oh, anger feels like this. La rabbia si sente così. Or sadness feels like this. La tristezza si sente in questo modo. We're not fighting it, but we are present with it. Non la combattiamo, ma siamo presenti. Yeah. And from that point, well, especially in daily life, we have also to act, but we might not act just to get rid of the anger, but we might have the opportunity to reflect what would be a good solution and how, what to do with this energy. E nella vita quotidiana naturalmente dobbiamo agire, però lo faremo, cercheremo di farlo senza agire questa rabbia, ma cercando di capire qual è la cosa migliore da fare per cambiare. So we need to respond, maybe, but in the beginning we might have moments where we can rest in the middle of just being aware of what's going on. Quindi magari avremo il bisogno di dare una risposta a quella situazione, ma magari riusciamo a stare qualche momento prima di questa risposta con quello che sta succedendo. This is why it's also quite helpful to be aware of emotions in Vipassana meditations when they arise, and neither acting out nor repressing, but just know their nature. È per questo che è molto importante nella meditazione Vipassana rimanere consapevoli delle emozioni quando sorgono, senza esprimerle, senza reprimerle e conoscendo la loro natura. They have a specific characteristics, but they are arising, they might change, they might pass away. Hanno una loro caratteristica specifica, però sorgono, cambiano e svaniscono. We might be aware how it's getting more fuel. E impariamo a vedere come possiamo lanciare benzina su di esse. Anyway, so another aspect of being in the middle
is the quality of equanimity. Un altro aspetto dell'essere nel mezzo è l'equanimità. So that's alert but balanced in the face of pleasant and unpleasant. Vuol dire essere vigili ma in modo bilanciato di fronte a il piacevole e lo spiacevole. Well, we have to know that equanimity, we cannot force it. Però dobbiamo sapere che non possiamo forzare l'equanimità. Yeah. So say yes, I try to be equanimous, but I don't know if this works. Cioè, se ci diciamo adesso proverò a essere equanime, non credo che funzionerà. But by constantly seeing opposites. Ma succede vedendo molte volte gli opposti. We might find a middle posture in between. Riusciamo a trovare in questo modo una posizione che sta tra questi. Where the mind is not necessarily affected, whether unpleasant or pleasant. E quindi possiamo non essere influenzati da ciò che è piacevole e ciò che non lo è. However, this is quite developed state of meditation. Ma è uno stato meditativo abbastanza sviluppato. But when we really learn to observe, then we will face all kinds of objects. Ma quando impariamo davvero ad osservare, incontreremo tutti i tipi di oggetti. And we might see, oh, this too is part of experience. Oh, this too is part of experience. E vedremo che ognuno di questi fa parte dell'esperienza. The hot and the cold and the joy and the pain. Il caldo, il freddo, la gioia, il dolore. So I would like to quote Ryokan, the Zen poet that lived in the 18th century in Japan. Voglio citare Ryokan, un poeta Zen che visse nel 18th secolo in Giappone. Where there is beauty, there is ugliness. Dove c'è la bellezza, c'è la bruttezza. When something is right, something else is wrong. Quando qualcosa è giusto, qualcos'altro è sbagliato. Knowledge and ignorance depend on each other. La conoscenza e l'ignoranza dipendono l'una dall'altra. It has been like this since the beginning. È stato così fin dal principio. It has been like this. How could it be otherwise now? Come potrebbe essere altrimenti ora? Wanting to chuck out one and hold on to the other. Volere eliminare una e aggrapparsi all'altra. It makes for a ridiculous comedy. Ci farebbe entrare in una commedia ridicola. Più o meno. Luckily, there are very similar. You must still deal with everything ever changing. Bisogna sempre avere a che fare qualunque cosa che cambia, che è sempre in cambiamento. So we should not think that when we find ourselves falling into one of the extremes that this is completely wrong. Quindi non dobbiamo pensare comunque che quando cadiamo in uno dei due estremi siamo sbagliati, facciamo. But we can maybe find out about the suffering of extremes. Ma lì possiamo scoprire la sofferenza che c'è or, negli estremi. The unsatisfactoriness that arises with it. L'insoddisfazione che sorge con questo. But we can learn from it so that we kind of search what is the middle between those extremes. E possiamo imparare da queste cose e cercare qual è il mezzo tra questi estremi. There's a well-known story of Ajahn Chah, the forest monk teacher. C'è una storia molto conosciuta di Ajahn Chah, questo insegnante dei monaci della foresta. One of his disciples would once ask him and say, "I hear what you talk to different students." And to some you say this, and to some you say exactly the opposite.
E un suo studente gli ha detto: io ho sentito le istruzioni che hai dato a persone diverse, e a una persona dici di fare in un modo, a un'altra persona dici di fare l'esatto opposto. How can it be that this inconsistent? Com'è possibile? Questo insegnamento non ha He consistenza. said, well, look, someone is walking on the road, and when he is going too far left, that he almost falls off the road, then I say, go more right. Beh, e lui gli risponde: se qualcuno sta camminando su una strada e vedo che sta andando verso sinistra e sta cadendo fuori dalla strada, gli dico: vai a destra. But if another person goes too much right and veers off the road to the right, then I say, go more left. Ma se un'altra persona sulla stessa strada sta cadendo fuori strada sulla destra, gli dico di andare verso sinistra. Questa That's the reason. è la ragione. Okay. So, go straight. Andate dritti. So let us sit for half a minute in silence. Thank you.